Svelati i vincitori del concorso Premier che valorizza l'eccellenza dell'oreficeria e gioielleria Made in Italy. Ispirati al tema Amore e Bellezza, scelto per questa edizione dall'Art Director Beppe Angiolini, le aziende orafe e gioielliere dei distretti italiani hanno confermato creatività, stile e sensibilità per la moda nella realizzazione dei pezzi unici per oro Arezzo. In gara 53 creazioni presentate da altrettante aziende, 5 invece le categorie premiate da una giuria internazionale di esperte ed esperti di gioielleria, giornaliste e opinion leader. Nella categoria design a primeggiare Filamenti, Bacio sul collo e Clio Self Love. Nella categoria fashion moda premiate invece le creazioni Rosa del deserto, Cupido e Curve di Venere. Anima Anastasia e 20 secondi sul podio della categoria tradizione. Sculture da indossare, la categoria invece nella quale sono state premiate Onda e Illuminamore. Un premio speciale poi per Graziella Braccialini con Il perdono libera l'anima e cancella la paura e una R con Nuance. Giordini ha anche festeggiato i 60 anni di attività con il bracciale Japanese Love. Ed è anche tornata la categoria Talents, riservata ai giovani studenti delle scuole orafe italiane e ai designer under 30. Le aziende che espongono in fiera sono 370, di cui 87 italiane e la metà toscane, con una netta prevalenza di aziende aretine, un numero in aumento rispetto al 2023. 400 i buyer da tutto il mondo, soprattutto da Dubai, uno dei più grandi hub asiatici, ma anche dalla Turchia, Hong Kong, Stati Uniti e paesi europei. L'export aretino di oro e gioielli ha chiuso il 2023 con un consuntivo di circa 3,5 miliardi, più 9,4% sul 2022.